Un buon Cattolica supa l'occasione di portare a casa l'intera posta in paio contro un avversario di ugual misura chiamato Tolentino. L'inizio di padronanza marchigiana, la conclusione di lavori e fuori misura. Il Cattolica risponde in contropiede sciupando una clamorosa occasione con Battistini che scarta davvero tutti, portieri incluso, ma porta sguarnita calza clamorosamente alto. Il riscatto avviene poco dopo per gentile concessione della difesa marchigiana che lascia passare questo pallone in direzione di Sitelli che ringrazia portando i giallorossi ospiti in vantaggio. Il Tolentino si rende pericoloso solo da calcio piazzato con una comoda presa per Aglietti con questa punizione di Domenico Antonio. Il Cattolica dall'altra parte va vicinissimo al raddoppio, bravo Battistini a cunearsi in area di rigore ma calcia in bocca a Rossi. Ritmi lenti nella ripresa, soprattutto in avvio, la punizione di Minozzi si spegne di poco alto con Aglietti rimasto nell'occasione a guardare. Ancora Tolentino in avanti, traversione di Ruggeri per la testa di Minozzi che mette al lato. Marchigiani che insistono, dall'angolo arriva il colpo di testa di Cicconetti ma nulla da fare, mai pareggio nell'area, solo rimandato in qualche minuto. Minozzi centra il palo sul proseguimento dell'azione, traversione a cercare la testa di Labori che infila così il portiere Aglietti. 1-1 e pari meritato a questo punto per il Tolentino, anche se il punto non fa comodo a nessuna delle due compagini in campo.